Thank you.
male, eh? Vestirà in modo troppo stravagante, ma ha creato un posto per gli Ocelot. Di cosa vuoi discutere? Sei una straniera, ed è un bene. Ma una nora, questo un po' meno. Temi le rovine dei predecessori, come molti della tua tribù? No, anche se alcune sono pericolose. Allora potresti fare proprio al caso mio. Nei tuoi viaggi hai trovato degli strani recipienti, decorati con simboli dei predecessori? Si tratta di cilindri profondi, con un manico ricurvo attaccato alle due estremità. Se mi porterai questi recipienti a gruppi di quattro, sarò lieto di scambiarli con quello che ho. Per quale rituale servono questi recipienti? Credo che avessero uno scopo rituale, usati insieme ad altri pezzi simili. Alcuni credono che servissero per le cerimonie del tè, altri che contenessero essenze sacre e oli per le preghiere. Ma io credo che fossero usati per l'usanza solenne di farsi la barba. Uno per l'acqua, uno per la lozione e così via. Ogni fluido nel suo recipiente, applicato magistralmente sul viso a ogni passaggio del rituale, doveva essere entusiasmante. Ma quale recipiente serviva a cosa? Devo scoprirlo, devo continuare la mia ricerca. Sicuro che la gente non li usasse per bere? Bere? Da una maiolica così finemente elaborata. Non essere ridicola! Sei interessato ai predecessori? Più che interessato. Io studio ogni manufatto antico che mi passi per le mani. Ma gli anni di studi mi hanno fatto affezionare al mio scrittoio. Non sopporto nemmeno il sole, a dirla tutta. Non so come farò a trovare una compagna. La mia famiglia vuole un erede. Ah, non guardare me. No, non guardo. Sai, mio padre ha le idee chiare su chi devo sposare, ma lei non mi interessa. Vorrei tanto che ci fosse un modo per evitarlo. Preferirei starmene con i miei preziosi recipienti. Sì, facciamo in fretta. Devo lavorare. Ti lascio alla tua caccia. Rovista bene nelle rovine. Rozza, navigata. Sì, vorrei parlare con te. Non perderti le mie merci. Thank you.
Così hai visto il ladro scappare? Ero con le spalle al muro. Non mi aspettavo che qualcuno entrasse dalla finestra. Mi ha superato vestito di grigio e ha preso la spada. Solo questo. Per il sole il cuore stava per scoppiarmi. Gozzo di sangue. Meglio seguirle. Vieni a dare un occhio. Ti faccio un buon prezzo. Altro sangue. Continua a seguire. Spero che tu e i tuoi stiate bene. Ancora del sangue. È stato un brutto tablascia, finisce qui. Ma qualcuno deve aver visto il ladro. Non credo che i Carta delle Ombre vogliano la pace. Non dimenticare di fare scorta e un'occhiata alla mia roba. Qualcuno è passato di qua con una spada? Certo, ha preso dei lenzuoli dal mio banco ed è scappato giù per le scale dietro di te. Stava sanguinando, forse gli servivano belle. Diamine, costavano un sacco! Ho perso i soldi per le garze di un ladro! Che piacere vederti. Se il ladro è passato di qua, c'è solo una direzione in cui può essere andato. Dritto. I prezzi continuano a salire a Meridiana. Nessuna traccia del ladro. Qualcuno l'avrà pur visto passare. Hai visto qualcuno scappare di qua? Qualcuno con in mano una spada? Sì, mi è quasi venuto addosso. È andato dritto all'elevatore. È scappato. Ma non ho visto spade. Non aveva nulla in mano? Proprio niente. Correva come un matto. Il ladro deve aver gettato la spada. Ma dove? Forse l'hanno aiutato. Il banco della mercante poteva essere un posto conveniente. Pare che il ladro sia fuggito, ma senza la spada. Forse l'ha gettata da qualche parte. Qui, per esempio. Cosa? No! Io non c'entro nulla. Lo sapremo quando avrò chiamato le guardie e avranno setacciato il tuo banco e interrogato i clienti. Aspetta. Non è come pensi. Hai la reputazione di far risplendere la luce nell'oscurità, quindi so che mi ascolterai. Hai ragione. Ho ricevuto io la spada e a mia volta l'ho data a qualcun altro. Sarà venduta, ma non per profitto. I frammenti andranno ai bisognosi. Ti aspetti forse che ti creda? Te lo dimostrerò. Vai dai miei amici al mulino nel villaggio di sotto. Ti spiegheranno tutto. Se non ti convincono, torna pure con le guardie. Non mi muoverò da qui. E anche se lo facessi, ti troverei. Ma va bene. Darò un'occhiata al mulino. Va bene. Immagino di dover andare a questo mulino per scoprire cosa succede. Ti va di acquistare qualcosa oggi? Hanno assassinato il capitano dell'avanguardia. Perché?
voler smettere. Guardare non costa nulla. Compriamo metallo, prezzi buoni, prezzi giusti. Vieni a dare un'occhiata, ti faccio un buon prezzo. Là di acquistare qua sopra. Ho dormito bene la notte scorsa. Quindi è bello prenderti un palo. Mi hanno detto di aspettarti. Credo tu voglia risposte. Bene, non è complicato. Recuperiamo oggetti di valore inutilizzati. Li vendiamo e usiamo il denaro per i bisognosi di tramonto. Intendi rubiamo? Se lo preferisci. Da cinghiali che hanno banchettato nella mangiatoia per anni. Ravan non mi sembrava un cinghiale. Puzza come tutti gli altri ricchi di benessere e soddisfazione, mentre la povera gente soffre. Chi riceve esattamente i frammenti a tramonto? Non i bastardi nella fortezza. Li usiamo per sfamare i poveri di fianco ombroso e curare le loro ferite. Sono andati a Ovest perché costretti. Credimi, lo so. Mia moglie è stata incatenata con altri servi e trascinata là. Sono morti di fame, ancora legati. Oh, mi dispiace. Anche a me. Dov'è la spada ora? Al sicuro, non l'ho ancora venduta. Cosa ti aspetti che faccia io? Che me ne vada? Speravo ci aiutassi. Dicono che segui le tracce molto bene. Il mio compare Nasan è scomparso vicino a Costa Marchiata. Era diretto a tramonto insieme a un intero carico di vivande. Se lo trovassi, aiuteresti molte persone. Io ci penserò. Ma solo se restituirai la spada a Ravan. Sapevo me l'avresti chiesto. Gli ridarò la sua dannata spada. Nasan doveva incontrare il suo contatto in un accampamento vicino a Costa Marchiata. Inizia da lì. Ma attenta. Ci sono molte macchine e parecchi cargia delle ombre. E non quelli bisognosi, ma i loro persecutori. Non ci sono ombre sotto il sole di mezzogiorno. La mole di vita.
Potrebbe esserci qualcosa. Di chi è quel cadavere? Qualcuno ci sta uccidendo là fuori. Guardate! Avete sentito? Potrebbe tornarmi comodo. Ed è nei guai. Sono pronta. Devo essere.
fortuna è finita. Grazie per l'aiuto. Vieni qui, dobbiamo parlare. Andiamo, cosa aspetti? Che c'è? Non vuoi parlare? Che cosa ci fai qui da solo? E i tuoi uomini? Non voglio metterli in pericolo. E poi non mi dispiace rischiare le mie inutili chiappe, ma le loro no. Scusami se ho coinvolto anche te. Nessun problema. È un giorno come un altro per me. Sai, abbattere macchine, cercare assassini. Giusto. Non vorrei rubarti del tempo. Pronta a iniziare? Sei sicuro di stare bene? Beh, sono sobrio, quindi no. Beh, per fortuna hai la mente lucida, almeno. Non farci l'abitudine. Dimmi cosa è successo esattamente a Ersa. Comincia dall'inizio. Nessuno lo sa per certo. È partita nel cuore della notte con alcuni dei suoi uomini più fidati. I suoi uomini fidati? E non ha portato te? No, stavo bevendo troppo. Forse ha pensato... merda, non lo so. Che non fossi in grado. Le squadre di ricerca hanno trovato i corpi il giorno dopo, oltre a quelli di quei codardi dei Cargia delle Ombre. Un'imboscata. I Cargia delle Ombre sono bestie. Era irriconoscibile. Durante la veglia abbiamo dovuto tenerla coperta. Mi spiace tanto, Erend. Sì, beh... quando troverò i soldati che hanno fatto questo, dispiacerà anche a loro. Hai idea del perché se ne sia andata nel cuore della notte? No. Penso a qualcosa di urgente. Un messaggio, un rapporto su una minaccia dei Cargia delle Ombre, non saprei. Che cosa spinge i Cargia delle Ombre? Beh, l'odio. Soprattutto per Ersa. Si è alleata con Avad per sbatterli fuori da Meridiana. Sono rimasti 2 anni a leccarsi le ferite. Ma alla fine hanno trovato un modo per arrivare a lei. Capito. Mostrami dove è caduta Ersa e farò il possibile per aiutarti. Andiamo, seguimi. Perché Ersa è venuta fin qui? Non lo so. Non ha alcun senso. È territorio dei Cargia delle Ombre? No. Hanno rotto la tregua non appena hanno messo piede nello spazio. Ci siamo quasi. È qui che hanno teso l'imboscata. I nostri soldati hanno già perlustrato, ma forse il tuo bel manufatto riesce a trovare qualche indizio. Ti prego, devo trovare i bastardi che l'hanno fatto. Deve essere l'armatura dei Cargia delle Ombre. Strano, neanche un graffio. Una lancia dei Cargia delle Ombre. È perfettamente appuntita. Non è mai stata usata. Sembrano segni di trascinamento. Qualcuno ha trascinato un corpo. Vedi qualcosa? Questa macchia forma una linea.
come se il sangue fosse colato da qualcosa. Un carro. Visto? Segni di carro. Penso che qualcuno abbia spostato i corpi qui e poi li abbia sparpagliati. Aspetta, stai dicendo che i morti trovati qui sono stati uccisi altrove? Perché i Karja farebbero una cosa simile? A questo punto, non do più per scontato che siano i Karja delle Ombre i responsabili. Sì, che sono stati loro. Bene, seguiamo queste tracce e scopriamolo. Fingere un'imboscata. Questi non sono Karja delle Ombre. Sono della mia tribù, gli Oseram. È così che di solito si saluta la tua gente. È così che combattiamo noi della conquista. Chiamando le macchine. Tieniti pronto. Thank you.
Vediamo se gli... Hanno distrutto... Per questo! Oseram, non Cargia delle Ombre. Pare che mi sia sbagliato su tutto, come al solito. Ti prego, usa ancora la tua seconda vista. Devo sapere cos'è successo realmente. D'accordo. Sembrano armi dell'avanguardia. Non sono sporche di sangue. Gli uomini di Ersa non si sono difesi. Quanto sangue. Molta gente è morta qui. È stato un massacro. Cosa sono quelle strisce di cuoio? Cinghie di armatura, tagliate con un pugnale. E un sasso ricoperto di sangue. Quelle rocce sono distrutte. Qualcosa ha colpito le rocce. Qualcosa di mai visto prima. Ti prego, usa ancora la tua seconda vista. Devo sapere cos'è successo realmente. Pare si possa installare qualcosa su questa. Qui, vicino al treppiede. Una batteria usata. Questo è l'elmo di Ersa. Credevo fosse morta qua sotto, ma mi sbagliavo. Questo inganno. Perché? Sembra che vogliano torturarmi. Ho una teoria.
ma ci vuole un po' di immaginazione. Per ora le tue teorie sono meglio dei fatti di altre persone. Ok. Credo che gli Oseram abbiano assalito Ersa e i suoi con una nuova arma. L'hanno montata su quel treppiede laggiù. È in grado di sparare onde di forza, forse soniche. Sembra che abbia crepato la pietra. Penso che paralizzi la gente invece di ucciderla. L'avanguardia è caduta qui. Niente sangue sulle armi o scontri. Perché paralizzarli se poi li hanno spostati e sbudellati? Cercavano di nascondere qualcosa. Guarda, un sasso insanguinato. Che hanno usato per spaccare la faccia a Ersa. O di qualcun altro. Queste cinghie di cuoio sono state tagliate. Come se gli avessero tolto l'armatura. È impossibile. Il suo corpo è esposto a meridiana. Io l'ho visto. Hai detto che era irriconoscibile. Forse hanno scambiato il corpo nell'armatura con qualcuno della sua stazza. Ed era così mutilato che poteva essere chiunque. Perfino Ersa. Torna a Meridiana. Dà un'altra occhiata al corpo. Se è davvero Ersa, allora mi sbaglio. Ma se ho ragione. Mia sorella potrebbe essere viva. Vado subito. Ci vediamo lì non appena puoi. È troppo ripido per la macchina. Un video. È qui che Nasan avrebbe dovuto presentarsi. Ah,
Questo non va a male. Yeah.
Su, andatevene. Un bivio. È qui che Nasan avrebbe dovuto presentarsi. Pare che ci sia stata una zuffa qui. Ma niente morti. Se qualcuno ha trascinato Nasan, dovrebbero esserci tracce. Ci siamo. Vediamo dove sono andati. Un avamposto dei Cargia delle Ombre. Spero che Nasan sia dentro. Ho un brutto presentimento. Che non... Una strage! Potrebbe essere la fine. Un altro colpo così. Fare di Saran. Che possa oscurare il cielo. Cuore del mio, lasciatemi. Un avamposto dei Cargia delle Ombre. Spero che Nasan sia dentro. Thank you.
Cos'è quella cosa lassù? Se sei qui, fatti vedere. Mi sembra giusto. Per il raggiante di Itamen! Hanno catturato Nasan. Gli serve una mano. Catturato Nasan. Gli serve una mano. Proviamoci ancora. Sarò breve, visto che sei ovviamente debole. Dovremmo fare pulizia. Che cosa ci facevi a quel bivio? Una scampagnata con tua madre. Credo voglia ferire i tuoi sentimenti. Difficile. Mia madre adora le scampagnate. Se continuiamo così, non andremo da nessuna Trovata, parte. Da questa parte! Restate in movimento o morirete! Circondate gli abbandonati! Per distruggere... Questo combatteremo alla pari.
Meglio non farsi notare per ora. Mi manda Kindiv. Ti porto via da qui. Pensavo che quella canaglia mi avesse abbandonato. Gli devo una pacca sulla schiena. Forza, da questa parte! Kindiv mi ha parlato della causa. Hai perso il tuo carico? No, è nascosto. Ci sono persone affamate che saranno felici di vederlo. Bene. Ascolta ora. Quando tornerai a Meridiana, parla con un nobile, Ravan. Sii onesto con lui. Ti aiuterà. Chiedere aiuto ai ricchi? Ma dopo quello che hai fatto non posso rifiutare. Per ora sono diretto a Tramonto. Stammi bene. Una piantina utile. Faccio scorta. Servirà per il viaggio.